C'è un ospite speciale oggi a Casteldebole, Federico Buffa. Cosa ti porta oggi al centro tecnico del Bologna? Un signore che sta passando adesso, vale a dire il signor Mihajlovic. Faremo una storia sulla sua stella rossa campione d'Europa e abbiamo la certezza che lui ci dirà delle cose che non ci sono scritte e sarà un piacere poter recuperare il suo contributo per cercare di dare una colorazione differente alla storia. Quando uscirà questa storia? Quando potremo vederla e dove, penso, più o meno? Penso che sarà, diciamo, fine maggio. È l'ultimo episodio di una serie di 5, è quella a cui tengo di più, è un'impresa fantastica, è l'ultima coppa, secondo me, che vincerà una squadra dell'Est nella storia del calcio europeo. È una squadra di giocatori leggendari. Lui era un ragazzo, ma aveva tantissima personalità e segnò uno dei rigori della finale contro l'Olympique. Era appena arrivato. Sono sicuro che Sinisa abbia una quantità di aneddoti su questo periodo della sua vita fuori dalla norma. Il nostro mestiere è di recuperarli, asciugarli e renderli per tutti. Questo ragazzo, che oggi è un uomo, è diventato l'allenatore del Bologna, quindi e il suo carattere c'è ancora. Ma non solo il suo carattere, ci sono tutti gli allenatori fondamentali della sua vita nel suo modo di allenare. Petkovic, che era quello che lui ha avuto a suo tempo con la Stella, lo aveva avuto al Vojvodina. E poi Voskov tantissimo, tutti gli allenatori slavi che avevano una visione del calcio come solo gli slavi possono avere. Cittadini sotto ogni cielo, anche lui. Lui sta più in Italia che in Serbia, i suoi figli parlano qua. Raccontava una volta che sua madre, che parla soltanto il serbo, con i suoi nipoti fa fatica perché questi parlano prevalentemente l'italiano, e con una frase da slavo favolosa ha detto: ma capisci cosa vuol dire l'amore semplicemente da come ci si guarda? Ecco, questa è proprio una perfetta situazione slava raccontata da un uomo che ne ha viste tante, forse anche troppe, e che credo sia un onore per il Bologna avere, e viceversa, perché comunque questa gente di calcio sa perfettamente dove sta andando. Non è soltanto un'opportunità di lavoro, ma alle volte ti piace la storia, e qui ce n'è parecchia.